La vedete molto anche descritta nelle opere, questo perché questa mostra, e non succede spesso, è stata organizzata a tema, quindi molte delle opere sono state create con questo tema. È una cosa che anche questa va sottolineata per Alida Valli. Un applauso e anche Daniele Coretti. Circa mezz'ora, e alla salita, che appunto dà il nome anche a questo evento, diciamo, questo è quello che poi seguirà domani alle 21 in Biblioteca Comunale a Montrotondo. E il titolo originale è All'uscita. Dicendo Marcello, che ringrazio perché ha usato parole che vengono dal profondo, è vero, tant'è che già 5-6 anni fa anche con il maestro Ceccotti abbiamo parlato della realizzazione di questo evento, e già dall'epoca avevamo pensato praticamente come si sarebbe svolto, e in effetti pensavamo che il coinvolgimento di Giancarlo sarebbe stato
naturalmente per ovvie ragioni diverso. Poi le cose sono andate in questo modo, abbiamo avuto molte difficoltà e solo oggi, grazie alla disponibilità del Comune di Mentana, abbiamo avuto disponibile appunto questa splendida galleria e quindi non ci è parso vero poter rendere omaggio a un maestro, a un grande lavoratore, a un fraterno amico. Personalmente devo dire che mentre rendo questo omaggio a Giancarlo, così come a Dalida Valli, che non vogliamo dimenticare, era nel pensiero prioritario di Giancarlo, in realtà devo dire che nel mio intimo sto rendendo omaggio alle grandi persone della mia vita, ai grandi saggi, ai grandi vecchi, tra i quali ovviamente Giancarlo primeggia, unitamente a due persone a me molto care, mio papà e mio suocero. Sì, mi è capitato di avere amici in comune con Alida Valli e sono stato una volta a cena con lei a Fregene e poi un'altra volta mi ha mandato una foto di lei con i figli con grande dedica, eccetera, per me e mia moglie, e ho avuto un'impressione meravigliosa, perché io mi ricordavo che quando avevo 6 anni vidi il suo, uno dei primi film che ho visto nella mia vita era Ore 9, lezione di chimica, e allora dopo 60 anni, non so quanti erano, rivedere Alida Valli di fronte a me sul tavolo è stata una specie di vertigine temporale, diciamo. Bene, questo è un ricordo, pensate, che viene dal cuore di un grande artista, che questa sera è qua presente con un quadro dove c'è proprio un'immagine di un film di Alida Valli girato con un grande artista del passato, se non erro. Okay. È un film di Hitchcock che si chiama Il caso Paradine, sì. Film notissimo perché passa sempre su tutte le televisioni, e c'è Gregory Peck. Ed eccola la signora Andan, titolare di una grande azienda turca che è la Kijan. Questa lei qua è oggi qua, è stata applaudita per la sua opera e credo che lei ha qualche cosa da dire su questo avvenimento e anche da chi è stato voluto. Signora Ferdan, che è mia amica da liceo italiano, mi ha chiesto di un aiuto per questo evento e io ho fatto quello che potevo fare e sono contenta anche. Which kind of emotion do you want to show to people when you paint? I want to show them the action and the emotions in them, but not anything else, just the emotions and the thoughts, the philosophy of them. Veramente oggi abbiamo detto tantissime parole su questo evento, perché oggettivamente il rimpianto è grosso. Avremmo voluto fare, volevamo fare, era giusto farlo assieme a Giancarlo. E quando abbiamo progettato questo evento anche con l'amico Sandro Perelli, abbiamo pensato che a Giancarlo avremmo fatto un regalo, e parlando con un grande artista russo che vive e insegna ad Eskişehir, abbiamo pensato di fargli fare un quadro dedicato che avrei portato a Giancarlo. Poi le cose sono andate come sono andate e questo quadro di Azamat Kuliev voglio regalarlo qui vicino a Gabriel, a Dalia, con vero piacere. Questo è tutto.